L'ortodonzia linguale è una tecnica ortodontica molto innovativa. In questo trattamento l'apparecchio si trova sul lato interno dei denti, in questo modo all'esterno non sarà visibile nessun apparecchio. Questo trattamento è indicato a tutte quelle persone che proverebbero un forte imbarazzo nell'avere un apparecchio esterno visibile. Come si può vedere da questo modello dimostrativo, sulla superficie esterna dei denti non è visibile alcun apparecchio. L'apparecchio c'è, ma non si vede. Le piastrine si trovano incollate sul lato interno della superficie linguale dei denti. In questo modo sarà possibile risolvere denti disallineati, mal posizionati, male occlusioni, senza che nessuno noti l'apparecchio ortodontico. L'apparecchio linguale è un trattamento ad alto contenuto tecnologico. Ogni singola piastrina, ogni bracket dell'apparecchio è costruito ad hoc su ogni singolo dente, quindi è un apparecchio completamente customizzato. Avere un design piatto e confortevole dell'apparecchio fa sì che non ci siano problematiche a mangiare e a parlare. Anche i fili del trattamento sono particolari, hanno tantissima tecnologia al loro interno. Non sono fili costruiti uguali per tutti, diciamo, ma sono customizzati. Ossia sono dei fili prepiegati da dei robot molto molto precisi. In questo modo questi fili andranno a spingere in modo controllato su ogni singolo dente. Oltre alla complessità maggiore dell'apparecchio, questo trattamento presenta anche una maggiore complessità clinica da parte dell'ortodonzista che necessita di una formazione specifica. Tutti questi fattori rendono il trattamento linguale un trattamento preciso ed affidabile. Adatto a tutte le età, quindi sia chiaramente agli adulti, ma anche agli adolescenti, lo rendono un trattamento anche veloce, in quanto la biomeccanica del trattamento linguale per certi versi può essere anche un po' più veloce rispetto ad altri trattamenti, e lo rendono un trattamento adatto a tutti i tipi di casi, quindi sia i casi semplici, ma in particolar modo adatto ai casi più complessi.